Bustine misteriose originali di Harry Potter. Troveremo dei doppioni, sì o no? Scopriamoli insieme, aprendole ovviamente. Ma prima, sigla! Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene, come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda ed oggi sono tornata con un video dove andiamo ad aprire questa scatola con all'interno tante bustine dedicate ad Harry Potter. Questa è la scatola, non si trova in Italia, ma l'ho comprata dall'America. Ok, voglio dirlo, voglio specificarlo perché questa non si trova in Italia. Sono dei mini personaggi di Harry Potter. Quindi possiamo trovare il cast di Harry Potter tra cui Cedric, Dobby, Draco, Albus Silente, Harry Potter, Voldemort, Victor Krum, Ron Weasley, Luna ed Hermione Granger. Comunque sono molto belli. Anche Ron Weasley, che penso sia vestito con il vestito del Quidditch. Quindi sono delle bustine molto molto belle. E vediamo quante ce ne sono dentro. Non ne ho la più pallida idea, ma penso che ce ne siano veramente tantissime. Sicuramente troveremo dei doppioni, ma spero di trovarli tutti i personaggi. Prima di iniziare questo video, ovviamente pollice in su, iscrivetevi ed attivate la campanella. Tre semplici mosse per restare connessi con me, per vedere i video nel mio canale tutti i giorni alle ore 14:30. Mi raccomando, prima di iniziare questo video, giochino. Il giochino di oggi è: scegliete tra questi due cibi cosa vorreste mangiare di più. Fatemelo sapere giù in un commentino A o B. Ditemelo, mi raccomando. Visitate anche il mio sito www.yolandaswitz.it, tutte le novità che ci sono lì sopra. E anche per un bellissimo regalo, se volete qualcosa dal mio sito per Pasqua. Vi volevo anche ricordare che ci vediamo al Comic Con di Napoli. Questa è la locandina, ad aprile, questo mese ovviamente. Quindi vi aspetto in tantissimi. Allora, vediamo prima di tutto qua dentro cosa c'è. Allora, ci sono tutte le bustine. E sono queste qua. Allora, vi ripeto, i personaggi che possiamo trovare sono tutti questi, ma secondo voi qual è il primo personaggio che troverò? Cedric, Dobby, Draco, Albus, Harry, Voldemort, Victor, Ron, Luna o Hermione? Chi lo sa? Lo scopriremo solamente aprendo. Quindi iniziamo ad aprire la prima bustina. Ok, apriamola. Vediamo chi abbiamo trovato per primo. Oh, olè! Ah, abbiamo trovato Harry, fatto così, ma a me non sembra in plastica, amici. Forse sì, non lo so. Mi sembrava quasi in metallo perché sono veramente molto pesanti come personaggini. E direi che sono fatti veramente molto, molto bene. Ogni caratteristica è fatta veramente bene. Non so se siano dipinti a mano, però diciamo che la faccia di Harry è un po' strana. Vi devo dire la verità, leggermente strana. Diciamo che è fatta meglio sopra la scatola. Dal vivo qui così è un po'. Però va bene. Allora vi tengo questa inquadratura così che voi possiate vedere sia me che le bustine. Andiamo ad aprire la seconda bustina e vediamo un pochettino. Sicuramente ci saranno doppioni perché ne sono troppe di bustine. Allora, oh, abbiamo trovato Dobby! Guardate qua quanto è carino Dobby! No, è bellissimo! È fatto veramente molto bene! Lui sì che è fatto bene! Ma poi si vede che è tipo dipinto a mano, no? È fatto proprio bene! Guardate qua tutti i dettagli di Dobby! Anche le mani dietro, così la tunica. Apro una bustina qui vicino a me, ma vogliamo parlare anche delle bustine che sono veramente fatte bene. Queste non le avevo mai viste, sono andata su Amazon America, ho cercato Harry Potter e le ho trovate. Chi abbiamo trovato? Abbiamo trovato Hermione Granger, che ora vi metto da vicino e ve la faccio vedere nel dettaglio. Eccola qua Hermione con il suo vestito da Hogwarts, la sua divisa di Hogwarts. Con la sua bacchettina è fatta veramente molto bene. Questa qua, per i collezionisti tipo come me, che colleziona praticamente qualsiasi cosa di Harry Potter, è veramente un tocco di classe, è veramente fantastico. Prossima bustina, a toccarla credo che non sia un doppione, ma credo sia un personaggio nuovo. Vediamo chi abbiamo trovato. Yes! Oh, è fatto benissimo. Abbiamo trovato Draco Malfoy. Eccolo qua, Draco. Prossima bustina.
Doppione oppure no? Vediamo. Eh sì, raga, dai, ci sta, ci sta, ci sta. Abbiamo trovato un altro Harry che è uguale a questo. Allora, i doppioni che troverò li darò a Daniele. Se li terrà lui nella sua stanza, se li mette sulle mensole. Poi, prossima, vediamo chi troviamo. Cosa ci sarà qua dentro? Un'altra Hermione, ragazzi, un'altra Hermione Granger abbiamo trovato, quindi non mi soffermo più di tanto. Dobbiamo trovare qualcuno di nuovo, qualcuno di nuovo. Doppione, sì o no? No, abbiamo trovato Cedric Diggory. Eccolo qua. Cedric, chi è amante di Cedric? Me lo faccia sapere giù nei commenti, vediamo se gli somiglia. Sì, somiglia a Robert Pattinson. A Robert, dai, gli somiglia, vero? Dai. Prossima bustina. Questo non è un doppione. E infatti me lo sentivo. Mamma mia, hai fatto benissimo! Allora, mi è uscito Ron nei panni del Quidditch. Come potete vedere, Ron ha la scopa in mano ed ha. Vedete la tunica del Quidditch, anche il cappellino, tutto eccetera eccetera. È fatto molto bene, ora lo voglio vedere anch'io. La faccia è somigliantissima, vi devo dire la verità. Molto molto somigliante, mi piace parecchio, molto bello. Evviva! Mo, qua chi troviamo non è un doppione, me lo sento. Lo sapevo! Wow! È fatto benissimo, cavoletti di Bruxelles! Allora, abbiamo trovato Voldy! Io lo chiamo così. Voldemort! Baldi, guardate quanto è carino Baldi. È fatto molto bene nella sua mossa. Oh, molto molto bello. Anche con il suo vestito svolazzante. Mi piace, raga. È veramente super pesante. Cioè, questo. Mamma mia. Fatto bene. Allora, qua sono convinta. O c'è Silente oppure un altro Baldi. Vediamo. Me lo sento. Silente! Abbiamo trovato Albus! Ragazzi, lo andrete a vedere il nuovo film I segreti di Silente della serie Animali Fantastici? Fatemelo sapere perché io sì, lo andrò a vedere. Eccolo qua. Comunque è molto molto bello, è fatto molto bene, vediamo, gli somiglia anche tantissimo. Ed è fatto così. Guardate qua quanto è bello, sembra che stia andando su un surf, non so perché. Sembra che stia surfando. In teoria mi mancano Victor Krum e Luna. Tra questi ci deve stare forza. Allora, questo è pesantissimo, quindi sono sicura che esatto, è un altro doppione. Ma adesso mi usciranno tanti doppioni, ragazzi. Esatto, un altro Ron. Sono buste a doppio. Per forza deve essere un doppione. Abbiamo trovato un altro Dobby. Dobbiamo trovare Luna. Luna è la mia preferita, ragazzi. L'abbiamo trovata! Eccola qua! Abbiamo trovato Luna. Abbiamo trovato Luna per l'appunto vestita da. Vestito da leone. Guardate qua che bella. In onore per l'appunto del Quidditch della partita. Guardate quanto è carina Luna. Fatemi vedere. Sì, è somigliante. Dai, un po' il viso, un po' strano. Vi devo dire la verità. Però alla fine sembra quasi un'indiana. Non lo so. Con questo copricapo fantastico. È molto, molto bella. Poi vediamo. Prossima busta. Dobbiamo trovare solamente Victor Krum. E abbiamo completato. È un'altra Luna. Abbiamo completato per la collezione. Ora usciranno tutti i doppioni. Ma lo sento. Esatto. Un altro Malfoy. Poi. Eccolo! Abbiamo trovato finalmente Victor Krum! Guardate qua che bello! Allora, no, ma io mi voglio soffermare un attimo sui dettagli del vestito. Guardate il vestito, quanto è sbrilluccicoso! Raga, è fantastico, ma poi i dettagli di questo vestito, ma scherziamo? È bellissimo, mi somiglia però a Victor Krum, vi devo dire la verità. Molto molto bello. Allora, per una questione di così, voglio andare ad aprire anche le altre bustine, pur sapendo che ci saranno doppioni. E infatti qua abbiamo Silente, che ancora non lo dovevamo trovare, Cedric e qua abbiamo un altro Victor Krum. Quindi amici, per ogni personaggio a quanto pare ce n'erano due di doppioni e niente, tutti quelli che ho trovato a doppio, ovviamente, li darò a Daniele. Perché sì, perché me le tengo a fare. Questi personaggini qui li metterò lì, proprio in schiera dietro la mia libreria. Volevo aprire qualcosa di diverso di Harry Potter, che non fossero le solite
cose, queste qua le ho trovate, come vi dicevo, per l'appunto su Amazon e devo dire che sono veramente fatte bene e molto 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 carine. Voto 10 per me, voto vostro, fatemelo sapere nei commentini. Ok, grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorrisino come sempre. Vi voglio bene, un bacione, un abbraccio forte a tutti voi e noi, come sempre, ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Ciao amici!